ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Cerca il primo gol da titolare, Lubotutta, promosso centravanti nelle ultime due gare, che a Crotone proverà a sbloccarsi nella sfida più difficile per il Pescara, che lunedì sera affronterà alle 20:30 la squadra dell'ex allenatore biancazzurro Gianfranco Lerda, seconda in classifica. L'attaccante slovacco, che ha preso a sorpresa il posto di Lescano prima e di Vergani poi, ha ricevuto un attestato di stima da parte dell'allenatore, anche se i gol mancano. Io anche quando non giocavo cercavo sempre di dare massimo, sia in allenamento, anche quando sono venuto chiamato in causa. Allora mi fa piacere che ultime partite sono partito da titolare. Io cerco sempre di dare massimo sia in partita che in allenamento e spero che continui così. A me questo piace moltissimo, far giocare la squadra, tenere la palla. E certo, per un attaccante sono importanti i gol, è quello che mi manca, ma diciamo che solo le ultime due partite ho giocato come punta. E prima giocava come esterno, ma spero che arrivano anche gol e che posso aiutare squadra anche con questi, che questi sono più importanti. Io ultimamente non ho parlato con nessuno, io queste cose non guardo, mi sto allenando bene e dopo vediamo cosa succede. Io cerco sempre di dare il massimo, sono qua e sto bene. Ma con il Crotone non sarà facile. Certo, Crotone è una grandissima squadra, ma all'andata abbiamo visto che si può giocare con tutti. Abbiamo perso la partita per una punizione, allora anch'io ci credo e penso che si può vincere. Sicuramente andiamo lì per vincere.